Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video spesa Eurospin. In diverse nei commenti mi avete scritto che preferite video fatti in questo modo, nel senso video in cui ci sono io che vi faccio vedere il prodotto, quindi vi accontento. Iniziamo subito perché come potete vedere lì c'è un altro sacchetto, insomma ho praticamente quattro sacchetti di spesa, è stata veramente una spesa grande, quindi vi mostro velocemente tutto. Qui abbiamo il pane tartaruga, 1,41 euro questo sacchettone con tre maxi panini, e qui ce ne sono altri tre, sempre 1,43 euro. Abbiamo mele verdi, sono le mie preferite, poi abbiamo arance, pomodori praticamente da insalata, però sono buoni anche per fare la caprese, a me piace molto pomodoro e mozzarella, insomma queste cose qua. Poi un cavolfiore, buonissimo il cavolfiore, qui non ci sono i prezzi sui sacchetti, quindi vedrò poi lo scontrino e vi dico qualche prezzo. Poi banane, è difficile che noi siamo senza banane, le amiamo tutti in famiglia. Poi ho preso un po' di pasta, ho preso le penne, ho preso gli spaghetti, poi ho preso i fusilli, due pacchi di fusilli, un po' di scorta di pasta che andrò a sistemare già adesso perché c'è il tavolo praticamente già pieno, e due melanzane che penso farò di nuovo alla parmigiana, che sono piaciute tantissimo. Qui abbiamo i frullini con gocce di cioccolato, praticamente i simil gocciole, yogurt alla pesca, mi sono fatta malissimo, mi sono distrutto un dito, perfetto. Uno yogurtino al cocco, questo qua è buonissimo, ve lo consiglio se amate il cocco, io lo adoro. Poi un pesto alla genovese senza aglio, a Riccardo non piace ma a me, a Federico piace tantissimo, e quindi ogni tanto lo faccio con le trofie, infatti ci sono anche quelle, dopo ve le faccio vedere. Poi un altro pacco di gocciole, mi ho fatto un po' di scorta di rifornimento perché eravamo proprio a secco, non cadere, ok. Poi carne per Nala, questa qua è pollo e tacchino, un po' di passate di pomodoro fatte così, sono molto buone, una, due e mi pare basta, però in caso vedremo nelle altre buste, mettiamo qui. Poi due pacchetti di queste briochine qua, che sono diventate le preferite di Fede, e devo dire anche le mie, sono molto buone, io cerco di contenermi, sono senza olio di palma e sono praticamente farcite al cioccolato, ma non sono... sono molto soffici, sono molto delicate, non è quella merendina piena di cioccolato che è quasi nausea, è veramente molto buona, quindi in caso provatela, costano poco, poi dopo vi dico anche i prezzi bene perché non me li ricordo. Di queste ne abbiamo prese due, qui c'è il papiro, guardate che roba, lo teniamo qui da parte che dopo guardiamo qualche prezzo. Ci sono due pacchetti di trofie, un pacchetto lo utilizzerò anche perché per me Fede ne va mezzo pacchetto, quindi le utilizzerò per fare anche qualche altra ricettina, qualche altro sugo sempre cremoso, perché le trofie vanno molto bene per il pesto e per dei sughi cremosi, quindi insomma ho un po' di scorta di trofie. Ketchup, carciofini alla contadina e mais, avevo l'altra mano, me lo stavo scordando, mais. Poi questo qui, che anche questo vi consiglio, veramente molto buono, lo yogurt da bere della Land, è 0,1% di grassi e yogurt magro,
ed è buonissimo. Io ve lo straconsiglio. C'è alla fragola e c'è anche, mi pare, banana e mango, una cosa del genere. Quindi insomma, ci sono due o tre gusti. Quindi ve li consiglio tutti. Io li ho provati tutti, sono buonissimi. Poi questo formaggio qua, che è anche molto buono, che è molto molto simile al galbanino, quindi è molto molto buono. Devo dire che non noto grandi differenze, un po' come il Philadelphia. Simil Nutella, anche questa devo dire che ha il suo perché, è molto buona, e la utilizzerò con la pasta sfoglia che ho ripreso per rifare poi le briochine, perché domani è il compleanno di Ricky e quindi volevo fare dei dolcetti. Questo è Emmental svizzero. Un altro pacco di pasta, effettivamente non ne avevamo più, pasta corta principalmente, infatti spaghetti ha preso un pacco solo e pasta corta 4 pacchi. Voilà. Allora, qui abbiamo 3 paste sfoglia. Questa è molto buona, è della sfoglia tonda dei Tremolini, quindi 3 sfoglie dei Tremolini. Poi due pacchetti, ah no, un pacco, scusate, sono che avevano lo stesso colore, un pacco di fette biscottate per la colazione, pacco gigante, poi un paccone di croissant con crema al cioccolato. Queste qua, queste cosine confezionate, a volte facciamo pane e cioccolata semplicemente, o pane marmellata, cose anche un po' più genuine fatte in casa, però questi croissant e questi farciti così sono molto comodi per quando si è un po' di corsa, quando non si ha il tempo a volte la mattina e si porta Fede a scuola e quindi gli si dà la merendina già fatta, oppure quando Fede va in gita, che magari è una cosa un po' più pratica, un bel croissant, insomma una gita, un'attività insomma con la scuola. È sicuramente più comodo. Poi abbiamo due succhi preferiti sia da Fede che da me, devo dire la verità. Devo dire che anche a Riccardo piacciono molto, ogni tanto se ne beve anche lui uno, e sono questi succhi mela e banana della Puerto Sol, e sono fantastici, a noi piacciono da impazzire. Infatti quando va al Lidl non li troviamo e quindi sono disperata. Quindi Eurospin tutta la vita. Poi 2 litri di latte della Land, eccoli qua, ci sarà da ridere poi a sistemare tutta questa roba, anche perché c'è ancora una busta. 2 pacchi di pane americano. Una cosa che ho notato è buonissimo anche questo, cioè veramente ragazze, cambia veramente poco, però quello rispetto a quello della Lidl è un pochettino più asciutto. Non so se era un caso di un pacchettino, adesso poi vedrò con questo qua e vi dirò al prossimo video spesa, però sono comunque buonissimi, le fette sono più alte, sono più spesse e soprattutto quando si scalda il pane in padella e lo si fa croccante con un bel toast è qualcosa di super super wow, quindi ve lo consiglio anche perché costa praticamente uguale. E la fetta è più grossa e più spessa, quindi American Sandwich Forever. E 2 pacchi, insomma, qui c'è l'altro, non so più dove mettere le cose. E poi questi cereali qua che non mi piacciono assolutamente, però Ricky li ha presi lo stesso, cioè secondo me se n'è scordato perché non è che anche lui li mangi granché, però non c'è una grande varietà di cereali all'Eurospin, però a me questi proprio non piacciono. Non mi piacciono né questi né gli anelli di mais. Gli anelli di mais sono troppo duri e ci mettono una vita ad ammorbidirsi nel latte. Questi qua invece secondo me hanno la pecca che li metti nel latte e il cioccolato va completamente via dal riso, cioè il riso diventa bianco, sembra di mangiare riso bianco nel latte e quindi cioè ti fa venire il latte al cioccolato, però anche il gusto non mi fa impazzire, ecco. Però insomma in alternativa a niente va comunque benissimo, però insomma non mi sento di consigliarveli. Poi anche questa busta è andata, l'ultima, aiuto, questa pesa veramente. Questa è veramente pesante, non ci andava l'aiuto da casa, non c'è più spazio però. Un po' di uova, ho detto di prendere un po' di uova perché volevo fargli la torta di compleanno, quindi cercherò di farla oggi, da allevamento a terra sempre.
ci tengo molto a questa cosa, me l'ha insegnata la mia mamma. Fish burger di filetto di merluzzo, non li ho mai presi e sono curiosissima di provarli. Se li avete provati fatemi sapere. Poi mi ha preso le ripiene alpino, caramelline alla menta, poi un pacco di zucchero semplicissimo, un'altra confezione di mais, altri yogurt, banana, fragola e fragola, una maxi maionese, altri yogurt, frutti di bosco, Riccardo ha fatto scorta di yogurt, un altro pesto alla genovese, come se non bastasse. Andiamo per due volte, per quello che ha preso due pacchi di trofie, quindi vediamo quanto durano le trofie e mi regolerò, lo farò due volte. Poi, che buoni questi, bocconcini di mozzarella, buonissimi anche questi ve li straconsiglio, sono buoni, sembrano proprio quelli del McDonald's, a me piacciono tantissimo, quindi fatemi sapere poi se li avete provati, sono pronti in 4 minuti, quindi i salvacena, ecco. Poi tonno all'olio d'oliva, qualità pinna gialla, anche questo buono. Io non amo il tonno, quello troppo forte, troppo gustoso, preferisco il tonno delicato, solitamente quando vado al supermercato con le Marche prendo sempre il Rio Mare, che è quello più delicato, e devo dire che questo ci va abbastanza vicino. Padano DOP grattugiato, mozzarella. Riccardo è stato molto bravo, anche perché questa volta non c'era la lista, perché avevamo davvero finito un po' di tutto, e quindi devo dire che è stato bravo, ha comprato un sacco di cosine sfiziose. Poi stracchino, crescenza, vabbè, comunque. Poi questi qua anche sono buonissimi, io li ho già presi una volta e li ho mangiati molto volentieri, si possono fare sia al forno che in padella, sono dei bastoncini, ne ho presi due pacchetti perché sa che mi piacciono un sacco. Sono dei bastoncini di verdura praticamente, quindi all'interno, se riesco a leggere, vediamo un po', c'è un po' di tutto, broccoli, carote, mais, sedano, 42% di verdura e 7% di formaggio. Sono veramente molto molto buoni e un po' più, insomma, salutari, sono un po' diversi dal solito, ecco, una cosa per cambiare. 30 bastoncini di pesce, tipo i bastoncini Findus, sono molto buoni. L'unica differenza rispetto ai bastoncini Findus che mi sento di dirvi è che l'impanatura ci mette un po' di più a diventare croccante, quindi tendono a essere un po' mollicci rispetto a quelli Findus, però se voi li lasciate un po' di più in padella e non mettete troppo olio che si impregnano troppo, ci mettono un po' di più, ma devo dire che se li fate diventare croccanti sono buoni uguali. Questi nuggets di pollo, io solitamente preferisco farli io i nuggets di pollo, quindi quando ho il pollo, il petto, lo taglio a trancetti e l'impano, quindi, però insomma, dai, per fare una cena diversa, un altro salvacena, mettiamo qui se ci sta, ok? Buonissimi anche questi, anche questi sa che mi piacciono da impazzire, anche a Fede. Sono i ciseri, 8 bocconcini di formaggio, anche questi ve li consiglio altamente, sono buonissimi e golosissimi. Se volete fare una cena un po' stile McDonald's, no? Questi qua sono qualcosa di super, ve li consiglio, provateli, poi mi direte. Poi spuntano yogurt, un altro yogurt al cocco, poi ha preso il grattugiato italiano. Poi ha preso un po' di salumi, avevo il terrore che non li prendesse, invece se ne è ricordato, perché prosciutto cotto, a volte magari per lui per il lavoro eccetera è comodo. Allora, prosciutto cotto nazionale, 3,33 euro, ce n'è duetti. Poi prosciutto Daniele, io quando vedo il crudo ormai mi eccito, no? Prosciutto San Daniele DOP, 4,70 euro, 168 grammi, quindi un netto e 68, 4,70 euro, non era proprio un super prezzo, ecco, un po' caro, però il crudo si sa è un po' più caro.
e salame Milano 1,66 euro. Buonissimo salame Milano, su questo ho preso da mia nonna perché il salame Milano per me è il miglior salame al mondo, è buonissimo. Poi un altro pacchettino di fish burger che era insieme all'altro, tra un po' vedete la pila di roba che arriva alla videocamera praticamente, perché dopo vi faccio vedere, vi faccio ridere. Poi questa qua invece conveniva, il macinato misto per fare magari un ragù, 526 grammi, 2,62 euro, quindi più di mezzo chilo di trita per fare ragù, per fare le polpette, però secondo me è troppo grasso per fare le polpette, è meglio farci il ragù. Si confezione famiglia, anche questa conveniva, c'è 1,2 kg di pollo, sono i cosciottini, sono buonissimi questi, farò poi i sacchettini e li surgelo. 1,2 kg, 4,85 euro. Ecco, vedete che sta per arrivare. E poi io gli ho detto di non prenderle, che le facevo io fresche, però lui mi ha detto per non portare le patate, che comunque pesano il triplo, anche se era in macchina questa volta, però insomma, patate rustiche fatte così le ha volute prendere, uno sfizietto senza glutine, 1,5 kg. E abbiamo raggiunto la videocamera. Ho finito, credo di avervi fatto vedere tutto, sì. Adesso prendo lo scontrino, queste patate da qua, e vi dico qualche prezzo che magari vi può interessare, a parte i salumi che li abbiamo già visti. I croissant al cioccolato 1,29 euro, la maionese 1 euro. Magari vi faccio vedere la carrellata, facciamo prima, ve lo metto qui e vado giù, vado giù. Mamma mia, totale 99,56 euro, però è veramente una maxi spesa. Ci tengo a segnalare una cosa di Eurospin che non mi è piaciuta, nel senso che avendo Federico, ovviamente saprete che lui stravede per i personaggi Marvel che stanno regalando all'Eurospin. Però una carognata veramente che fa Eurospin è che uno, i personaggi li dà solo il sabato, e due, nella pubblicità dicono ogni 30 euro di spesa e non sono accumulabili, cioè nel senso, se tu spendi 80 euro, nonostante sia un personaggio Marvel, ogni 30 euro, con 80 euro di spesa uno te ne danno, cioè nel senso, una volta che superi 30 euro te ne danno uno, solo il sabato, cioè stanno mettendo più condizioni che altro, quindi ovviamente se noi non andiamo il sabato, e se, cioè o ci dividiamo, quindi io faccio uno scontrino e lui fa un altro scontrino, ne prendi due, e per forza di sabato, secondo me hanno un po' esagerato, nel senso che secondo me tanti poi non sentono il discorso del sabato, si recano lì in settimana, ci rimane anche male perché una volta che hai pagato è la bella sorpresa che il pupazzetto non te lo danno. Però vabbè, questa cosa non mi è piaciuta, quindi ci tenevo a dirvela, perché così anche voi siete attenti a questa cosa, se avete bambini state attente, perché dovete andare di sabato, e che spendiate 30,50 euro, ne spendiate 90, ve ne danno uno, quindi con ogni scontrino un pupazzetto solo il sabato, quindi bah. Vabbè, questo è quanto, io ora vi faccio vedere se riesco a staccare la videocamera da qui, aiuto, sta crollando tutto, adesso chiamo i rinforzi, vi faccio vedere il macello che c'è, cioè ho fatto una pila di roba per riuscire a farvi vedere, guardate il cavoletto è sommerso. Comunque è stato bravissimo Riccardo a fare questa super spesa senza lista, devo dire che ha rispecchiato molto i miei gusti, quindi siamo in sintonia, bravo amore. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un maxi maxi bacione, e alla prossima, no vabbè, comunque ce l'avremo per due volte.